Buona giornata da Leonor. Torniamo al tema della guerra a livello mondiale. Allora, dovete sapere che certe persone dicono: ma guarda che dando questi avvisi dei defunti spaventi le persone, non è una bella cosa, eccetera, eccetera. Il medium, il praticante, ha il dovere morale di diffondere queste informazioni perché vengono dati a lui o a lei affinché le persone siano pronte. I defunti ti anticipano tantissime cose e questa è una di quelle, e penso che sia anche importante. Quindi arriviamo al caso odierno. Questa è una scrittura del 6 febbraio. Allora, non è evocativa, ma un defunto venuto di sua volontà. Allora, dice: mi chiamo Nicomede, ero un uomo di Calabria. Ero un coltivatore di olivi e dice: sono stato trovato morto nei campi la sera di Natale del 92. Sono stato trovato morto da mio nipote Alfredo, morto anche lui una decina di anni dopo, per un incidente stradale. Dopodiché ha detto: l'uomo sta distruggendo se stesso, la guerra che sta arrivando da voi sarà distruttiva per tutti, ma non per i potenti. La povertà dilagherà dalle vostre parti, ci sarà la fame nera. Non state a guardare i governanti, voi siete gli unici che possono ancora cambiare la situazione. Solo voi, se volete, non lasciate che vi portino in una guerra e fate in modo di starne fuori. Poi dice: a tanti di voi aspettate, perché la scrittura, essendo automatica e veloce, poi si fa fatica a rileggere certi punti. La popolazione non potrà resistere a una guerra che è creata a tavolino dai potenti, da certe sovrastrutture sovranazionali. E dice: state fuori, non andate alle armi, se vi chiamano, logicamente. Poi dice: un saluto a lei. E questo appunto è la chiusura del messaggio di questo contadino morto nel 92. Penso che sia importante per la popolazione conoscere queste informazioni. Che poi sia preciso il 25 o no, però sono avvisi importanti. E stessa cosa, oggi Stoltenberg ha avvisato che sono intenzionati a partire. Quindi tutte queste informazioni che da mesi arrivano a me sono più che reali e più che importante avvisare le persone.